Bentornati a voi tutti, Sicurezza, Giustizia e Legalità, quarta e spero ultima di riuscire a concludere puntata su vivere il terrorismo. Allora, avevo concluso l'altra puntata con, per così dire, l'inserimento delle polizie locali in compiti antiterrorismo con tutti i fatti che stanno accadendo. Allora, parlavo di perplessità. Oggettivamente le mie perplessità io... sono un effettivo di un corpo di polizia locale, ripeto, qui parlo a titolo personale, generale e soprattutto riguardo le polizie locali dell'intero territorio nazionale. Beh, noi purtroppo per me è tutto onore e gloria dal mio punto di vista servire il comune d'appartenenza, servire la regione, servire l'Italia e la patria. Però c'è da sottolineare a proposito che noi intanto abbiamo, questo può essere marginale, ma un trattamento economico-giuridico sicuramente molto inferiore rispetto alle altre forze di polizia. Abbiamo cautele minori e quindi alcune cautele rispetto alle altre forze di polizia che non ci sono riconosciute. Un addestramento non sempre purtroppo consono, perché ci sono comuni piccoli, ci sono comuni grandi che invece hanno un addestramento maggiore, comuni piccoli che possono averlo minore, comuni che stanno da una parte dell'Italia all'altra che possono stare a avere polizie locali più o meno avanzate o più o meno avanzate. Mezzi molto spesso e quasi sempre non idonei e armamento non sempre in dotazione e non sempre a tutti in dotazione, perché ancora la nostra legge quadro, la legge quadro delle polizie locali, prevede che l'armamento, anche se ormai quasi tutte lo hanno, è una mera scelta politica, è demandata una mera scelta politica del Consiglio Comunale della città di appartenenza. Noi sappiamo che almeno fino ad oggi le polizie locali hanno un ambito territoriale ristretto e circoscritto, che è quello del territorio d'appartenenza, quindi del comune, salvo che non vengano fatti consorzi di comuni o eccetera eccetera. Insomma, diciamo, il territorio può essere un pochino ampliato, ma comunque relegato in genere a quello comunale o di una serie di comuni. Allora, dicevamo, nell'altra puntata io dicevo pure, avevo accennato all'Unione Europea che è un organo sovranazionale. Se non vado errando e se stanotte non è cambiato qualcosa, dovremmo essere a 28 stati membri attualmente. Lo dico sempre a punta di piedi perché c'è sempre qualcuno che magari entra o esce, allora finisce che mi sbaglio, dovremmo essere 28. Allora, qual è il problema? La nostra comunità, perché nacque come CECA, Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, nel 1951, e poi fu l'Euratom, parliamo anni 5, sempre nel 50-57 e così via. Quindi, comunque, una unione costruita essenzialmente, si è sempre parlato di economia, costruita sull'economia. Allora io dico che, a mio parere, non è mai stata una congregazione di stati, una federazione di stati, come ad esempio può essere quella degli Stati Uniti d'America, dove pur all'interno della federazione, in stati diversi, in ogni stato possono esserci leggi diverse. Faccio l'esempio più eclatante: c'è qualche stato, mi sembra che ancora in America, o comunque fino a qualche tempo fa, avevano la pena di morte, altri no, quindi c'era una sorta di differenziazione fra uno stato e l'altro di alcune leggi, ma sostanzialmente è una unione di stati compatta, almeno per quanto riguarda la difesa nazionale, l'esterno. L'esterno, cioè all'esterno, l'America si presenta come Stati Uniti d'America e quando difende la nazione sono gli Stati Uniti d'America. Per l'Europa non è così. L'Europa è una comunità ancora Unione Europea, ancora secondo me altamente economica, si litiga
io dico, fra virgolette, per le cavolate, per le quote latte, per quello, e mettiamo la sanzione perché abbiamo superato, distruggiamo il latte perché è troppo, distruggiamo gli agrumi perché sono troppi, e il vino, c'è troppa produzione di vino, no, perché c'è quello francese, eccetera. Allora, questa per me è mera politica, ma è l'esame, è anche polemica da parte mia, ma è polemica secondo me, che è l'esame dei fatti. Allora, secondo me l'Europa, l'Unione Europea dovrebbe litigare di meno e pensare di più a una vera unione di stati confederati che possa decidere, visto che abbiamo il famoso attacco subdolo del terrorismo, uniti per, e non scaricare, come è successo probabilmente all'Italia, è anche convenuto, perché come dicevo qualcuno usava i soldi dell'Unione Europea a comodo e piacimento, all'Unione Europea, al resto degli stati faceva comodo che, dandoci quei soldi, dice vabbè, io ho dato i soldi, quindi adesso l'immigrazione clandestina è quello che è, ve la guardate voi. E secondo me invece tutto dovrebbe essere spartito equamente con tutti gli stati dell'Unione, anche perché quello che tocca all'Italia momentaneamente poi va a finire nel resto dell'Europa. Quindi per me è necessaria una politica dell'Unione diversa, e quindi quella nei confronti soprattutto dell'immigrazione, una revisione del trattato de Schengen, perché sicuramente la libertà di attraversamento del movimento, della libertà di movimento, che poi sarebbe degli appartenenti, se non erro, all'Unione, e delle merci, per carità. Però io dico sempre, se ad oggi la situazione che c'è, e io credo che non sia una situazione passeggera, ma che avremo a che fare con questo maledetto terrorismo non so per quanto tempo, io preferirei aspettare mezz'ora di più alla frontiera, ma essere tranquillo che, se sono stato controllato io, probabilmente è stato controllato anche qualche altro, e magari avremmo qualche attentato in meno. Ribadisco, un'azione di intelligence, non l'ho già detto, non mi ricordo nell'arco delle varie puntate, un'azione di intelligence maggiore, ma soprattutto, sicuramente già c'è, ma migliore, a livello di cervelli europei, di tutta l'Europa. E quindi un'azione soprattutto che possa rivedere, e quindi tutto il controllo degli obiettivi sensibili, che abbiamo detto è tutto, a questo punto è tutto, perché è una spiaggia al mare, l'abbiamo visto in altre nazioni dove hanno fatto gli attentati sul mare, e lo è il teatro, lo è, come abbiamo detto, il mercato, lo è l'aeroporto, lo è il porto, e quindi nulla scampa, e soprattutto laddove c'è probabilmente il divertimento, basta una piccola discoteca, una sala da ballo dove ci stanno 150-200 persone e gioco è fatto. Allora io ripeto, dal mio piccolissimo, e sicuramente l'avranno pensato, e chiedo scusa a chi l'ha già fatto, ma implementare ad esempio, la butto là, l'utilizzo di droni per poter controllare le nostre città, le nostre strade, ovviamente con centrali operative anche interforze, più droni che controllano giorno e notte. Io ho visto dei droni che fanno riprese eccezionali da altezze, hanno telecamere che sono spaventose, i costi non sono neanche ormai così elevati. E secondo me, ad esempio, nel caso dei due attentati fatti con i tir, che sembra che abbiano, almeno da quello che poi, dalle risultanze delle indagini, sembra che questi abbiano comunque, nelle ore prima,
circolato nelle zone per provare, per vedere, eccetera, magari un movimento sospetto, il drone poteva averlo visto, cioè no, il drone poteva averlo comunicato, quindi potrebbe essere stato notato e magari fermato per tempo prima che andasse a fare la strage. Ma questo è semplicemente un esempio. Ma poi, considerato anche che la notoria carenza di organici e mezzi delle forze di polizia in generale, utilizzando i droni in questo modo potrebbero sicuramente essere utili per sventare reati predatori, reati al patrimonio, ma anche violenze a persone, stupri e quant'altro, consentendo l'immediato invio di pattuglie radiomobili e quindi concentrando quel poco personale che spesso è a disposizione nei luoghi dove effettivamente serve e non distraendolo in luoghi dove magari non c'è necessità. Le mie sono osservazioni, sono tentativi di essere utile e di analizzare e comunque tentare di dare un apporto a chi sicuramente ne sa più di me, però per me è un modo sicuramente di collaborare e cercare come sempre di essere utile sia alle istituzioni che soprattutto a tutta la cittadinanza. Ho concluso con questa quarta puntata e quindi siamo costretti a vivere il terrorismo, ma ripeto, con attenzione, senza allarmismo, viviamo la nostra vita, perché sennò ha vinto il terrorismo. Un saluto a tutti.